La fontana di Piazza Carmine a Piedimonte Matese, opera dell'artista Alessandro Parisi, potrebbe presto ritornare agli antichi splendori grazie al patto di collaborazione fra il comune di Piedimonte Matese e Maria Teresa Farina. Al progetto di riqualificazione, che prevede il restauro dell'intera opera, parteciperanno anche la comunità montana del Matese, la ditta Giovanni Leggiero e l'associazione Amici di Pericle, ma anche numerosi cittadini che faranno rivivere la fontana nuova così come viene denominata. Ma come nasce l'idea? È proprio Maria Teresa Farina a spiegarcelo. L'iniziativa nasce da un sentimento molto profondo, di stima e di affetto nei confronti di Alessandro Parisi, che credo conosciate tutti, il maestro Parisi, che è stato l'autore, come si può dire, sì, l'autore, insomma, di questa fontana nuova, di Piazza Cappello. E con l'aiuto poi dell'associazione Biblos e dell'associazione Amici di Pericle abbiamo stipulato un patto e siamo tutti qui a collaborare per riportare come era in principio questa bella fontana e anche la piazza. Ringrazio tutti. Poi sarete ringraziati tutti singolarmente nel momento in cui faremo un'inaugurazione, perché ci vorrà sicuramente. Grazie a tutti e buon proseguimento. Da Piedimonte Matese, tutto Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.